Generale Girosanto, comandante del Rosso. Generale Gesù Pasquale Girosanto, comandante del Rosso. Piacere di conoscere. La mia congratulazione. Grazie a lei. Per i complimenti. Grazie. 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 Complimenti anche a lei. Grazie. Colonnello Gianluca Valerio, vicecomandante del Rosso. Salve, buongiorno. Grazie, buongiorno, buongiorno, complimenti, grazie. Davvero. Colonnello Giovanni Capone, comandante del gruppo antiterrorismo speciale. Incidente colonnello Parasiliti, comandante del reparto anticrimine di Palermo. Complimenti anche a lei, davvero. Una grande giornata ci avete regalato. Siamo entusiasti, fieri. Siamo convinti che queste giornate vadano celebrate, perché lo Stato c'è, combatte, vince. Però se non fosse per la dedizione e la quotidianità del vostro lavoro, che è un lavoro silenzioso, del quale non si ha contezza nella quotidianità dei cittadini, questi risultati non arriverebbero. E allora ovviamente a nome del governo dell'Italia voglio ringraziarvi, e penso che noi ricordiamo sempre le vittime, no? Gli eroi che hanno perso la vita a causa della criminalità organizzata, e ricordiamo forse non con la stessa attenzione quelli che tutta la vita l'hanno spesa per raggiungere questi risultati. Credo che anche il segnale della presenza qui oggi era semplicemente per dire grazie a nome del governo per questa incredibile giornata, e grazie ovviamente a tutte le persone che voi rappresentate, che non sono qui e che hanno lavorato con voi perché questo obiettivo storico fosse raggiunto. L'Italia, fiera di voi, il governo vi ringrazia davvero.